a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi, allora, in questo video ho voluto fare la parte 2 dei miei trucchi. Sì, ce li ho sempre in questa scatola, però poi ho messo anche alcuni trucchi qua dentro perché ovviamente non c'entravano tutti qua dentro. Comunque, lasciamo perdere. Allora, però prima di iniziare tutto e spiegarvi prima tutto, vi voglio dire di lasciare like e iscriverti proprio tu al canale. Cominciamo subito. Se non hai visto ancora la prima parte dei trucchi, vi lascio il link qua sotto. Comincio subito a farvi vedere i trucchi. Parto da questa scatola grande, poi ho anche quella, ma me la farò vedere dopo. Allora, cominciamo. Allora, comincio da una cosa grande. Comincio da farvi vedere questo qua, che è una palette dei trucchi glitterata. Molto glitterata, oddio, e se vedete che è quasi finita, ma perché la sto usando un sacco in questi giorni, ma comunque non fate caso. Poi abbiamo questo, che è la lima per le unghie, colorata, molto bella. Poi abbiamo questo, che è per gli occhi, che non si chiude, che è un, come si dice, per le ciglia, non so se avete capito. Va bene, mi ricordo come si dice, comunque avete capito, no? Poi abbiamo la matita per gli occhi. Poi abbiamo questa spazzolina, che è piccolina ed è nera, con la scritta I love you. All'interno è così, con lo specchietto. E poi la spazzola. Poi, lasciami. C'è questo, che è una specie di latte per corpo, in questa boccettina piccola. Poi questo qui, che è un lucida labbra molto, molto glitterato, rosa, rosso, rosa. Poi abbiamo un altro specchietto, lasciate stare che è tutto sporco, ma non fate caso, comunque. C'è questo specchietto qua, un attimino, voglio prendere questo, ma non ce la faccio, quindi prendiamo questo. Questo è un pennellino per la terra. Questo, che è un fondotinta. Poi abbiamo sempre, penso, quasi dello stesso colore, un altro fondotinta, che è sempre uguale, solo che questo mi è un po' finito. Poi abbiamo questo, che è, dovrebbe essere anche questo, tipo uno shampoo, bagno doccia. Dopodiché abbiamo un altro, questo che si mette qui. Ma come si dice? Dai, non mi viene in mente. Ah, mascara, ragazzi miei! Mascara, quindi questo è sempre... Questi due sono mascari. Sono mascara. Ah, poi abbiamo due matite uguali, sempre mini. Molto piccoline. Da portare in viaggio, non so. Ora passiamo... Ah no, aspettate un attimo. Prima di farvi vedere le... queste grandi, vi volevo far vedere prima questo qua, che è una palette, sempre con alcuni colori glitterati, molto belli. Infatti io questa qui la uso sempre per non so, non si può uscire, però comunque per stare in casa. Ora vi farò vedere i pezzi forti. Comincio con questo perché è quello, diciamo, sempre bello, però dopo c'è la cosa più bella di tutto, quindi... Comincio questo, che è fatto in questo modo, e lo apro subito. Allora, qui c'è lo specchietto, poi ci sono qua tutti gli ombretti di tutti i colori, poi qua abbiamo la spugnetta per le guance, poi da qui si apre e abbiamo i rossetti, non so se li vedete, con la matita. E un altro mascara, che è qui. Mascara mini. E poi la matita, che è sempre anche questa mini, ovviamente, perché sennò non c'entrerebbe. E poi abbiamo sempre questo, che penso sia uno per un, diciamo, pennellino, sempre piccolo, per spalmare il rossetto, che sono qua. Poi sempre in questo reparto, qua lo apriamo e ci sono altri trucchi sotto, altri ombretti. Questo era il primo, ora passiamo subito al secondo, che è quello più bello, che io amo, che è questa balena, è tutta rosa, poi ci sono ovviamente altri colori comunque. Questa balena rosa della Pupa.
ed è fatta così, è molto bella. Apriamo subito insieme, c'è sempre il nostro bello specchietto, stavolta più grande. Poi abbiamo questi, che qua c'è scritto Wales, pupa. Apriamo, poi qua ci sono sempre degli ombretti, questo è per la faccia e questi sono sopra gli occhi. Comunque qui abbiamo, io, vabbè, come ho detto prima, questo è l'ombretto per la faccia e questi per gli occhi. Apriamo quest'altro scomparto e abbiamo i lips, cioè i rossetti. Questo è un po' tutto sbavato, però va bene. Poi questo è sempre uno tutto glitteroso. E poi qua... Oh, scusami. Poi abbiamo degli altri ombretti qui. Mi sono sporcata. Sì. Vabbè, abbiamo altri ombretti qui sopra. Questi sono per gli occhi. E anche questo, penso. Poi sempre anche questi. Poi abbiamo qua un 2. Ok, abbiamo detto che c'è questo. Comunque poi c'è il pennellino. E poi abbiamo sempre un altro pennellino qui. Poi abbiamo sempre, penso sia un... Sì, penso sia per le labbra. E quindi questo era il secondo. Poi abbiamo... Abbiamo quest'altra, questa è una pochette, sempre con all'interno i miei trucchi. Ok, è una pochette rosa, diciamo, con la cerniera oro. Andiamo ad aprirla subito. Allora, cominciamo a farvi vedere subito tutte le cose. Abbiamo quest'altra palette degli ombretti. Fatta così. Molto bella, anche se è consumata, ma lasciate stare, come ho detto prima. Questo sia, penso sia una specie di correttore per le occhiaie, perché si mettono sotto gli occhi. Poi abbiamo questo smalto nero glitterato, che è il mio preferito, anche se non è che me lo metto tanto. Un altro smalto che è orange, arancione, sempre un po' glitterato. Poi abbiamo sempre un altro smalto viola. Poi ora passiamo ai rossetti, perché poi non ne ho più di smalti. Cioè sì, ne avrei, però non qua dentro. Allora, passiamo a questo qua che è sempre un lucida labbra, come vi ho detto prima. Ed è così, rosso, molto rosso. Poi abbiamo quest'altro che è un po' uguale a quello, solo che questo qua è glitterato e un po' più chiaro, ma leggermente, guardate, vi faccio vedere anche così. Vedete, no? Che è un po' questo, è un po' più rosetto, quello era un po' più scuro rosso. Un altro No, stacca questa parte perché non c'è. Vabbè, comunque questo qua che non c'è. Poi abbiamo una palette che l'ho comprata tantissimo tempo fa e non la uso molto perché ovviamente l'ho un po' finita i colori. È una palette dei rossetti. Infatti, non so se notate che... Vedete? Poi volevo dirvi che c'è l'ultimo smalto che non ve l'ho fatto vedere prima, che si chiama Melissa, come me, va bene, che è blu. Si chiama Melissa. Molto bello. Poi passiamo agli ombretti. Però non è finito, tranquilli. Allora, abbiamo questo qua, che è della Kiko, ed è a rosso arancione. Ve lo apro pure. Poi abbiamo questo qua che è rosa e della blush. Poi abbiamo questo qua che l'ho finito praticamente, ma non lo uso, quindi tranquilli, perché è un colore molto scuro, quindi non lo uso, però lo tengo sempre in caso dovessi fare un trucco per qualche festa, anche se non c'è, però vabbè. Poi abbiamo questa qua che serve per applicare, non so,
Tipo questo, per applicare il fondotinta. Faccio un esempio. O anche la terra. Questo qua. Oddio. E poi vabbè, cosa non molto interessante, ma abbiamo. Oddio! Questi che sono dei colori che li ho usati per Halloween scorso. Poi giallo e nero. Questi qua, che vabbè, non interessano comunque. E poi ho finito, ragazzi. Ah, poi per l'ultimo, questo qua anche per i rossetti o gli ombretti. E poi, ragazzi, ho finito. Questi erano tutti i miei trucchi. Spero che vi siano piaciuti e spero che vi sia piaciuto anche il video. E niente, vi ricordo sempre di lasciare like e iscriverti proprio tu al canale. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Bacioni grossi a te, tua mamma.